Ho appena parlato con Alison. Facciamo una call direttamente lunedì mattina sul set. Ci devi essere anche tu. Ah, io non lo sapevo. Sì, non lo sapevi perché era detta a me. D'accordo? Alessandro Tiberi, allora, si torna sul luogo del delitto. Com'è dopo 10 anni tornare a casa? È una festa, dai. Oggi poi soprattutto. È bello, bello. Non ce l'aspettavamo. Quando ce l'hanno detto non ci credevamo. Invece eccoci qua. Eccoci qua 10 anni dopo, tutti un po' più vecchi. Parlo dei personaggi, ovviamente. Però tu è uno di quelli che ha fatto carriera. Sì, ci hanno abituato gli autori a stupirci sempre con Boris, con le loro idee stravaganti. Adesso io so il capo, quindi occhio a non chiamarmi più Seppia, ecco, insomma, attenti. E anche un'altra cosa ho saputo, che l'algoritmo ha dato un parere positivo sul progetto. Cioè l'algoritmo ti ha dato parere. Senti, sì, ma cioè, si può parlare con quest'algoritmo? Cucino. Me lo cucino io. No, Corinna. No? Cioè, l'algoritmo è un sistema di calcoli che noi usiamo per valutare i progetti, capito? Non... Ah. Pure s'accente sei diventato, Mi parli forbito. Però... sei alle prese anche con l'algoritmo che tutto vede, tutto decide. Tutto decide, tutto esatto. Ma più che altro cercare di capire cosa vuole questo algoritmo. C'è una battuta che mi fa molto ridere, che non la dico io, la dice un altro personaggio. Dice: ma ci si può parlare questo algoritmo? Ma c'è una figura. E quindi i nostri eroi avranno a che fare proprio con quello. Grazie, complimenti. Gli occhi del cuore, gli occhi.